Buonasera dal telegiornale di TSD. Da oggi e ogni venerdì e sabato alla Misericordia di Castiglion Fiorentino, che fa parte della rete degli ambulatori della Misericordia, è possibile effettuare i tamponi. Il drive-through presso la Misericordia è infatti accessibile 2 giorni alla settimana, il venerdì e il sabato mattina dalle 10 alle 12. Per effettuare i tamponi antigenici rapidi bisogna prenotarsi sul portale della Regione Toscana con regolare prescrizione medica, mentre per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado è possibile anche mediante accesso diretto per chi è in possesso di un voucher rilasciato dalla ASL Toscana Sud-Est. Alle postazioni drive-thru è necessario recarsi in auto e il tampone viene effettuato ai richiedenti senza che questi debbano scendere dalla propria autovettura. Ci spostiamo a Salsepolcro, dove, grazie all'iniziativa del regalo sospeso organizzato dall'associazione Nessun Isola con il supporto della Caritas cittadina e il sostegno del comune, nelle festività natalizie sono stati consegnati ben 100 regali tra capi d'abbigliamento, scarpe e buoni spesa per i libri scolastici. Un supporto concreto alle famiglie che stanno vivendo un momento economico difficile. È una sorpresa per i più piccoli che nella calza della Befana hanno trovato un regalo inaspettato. In totale sono stati donati oltre 1.800 euro, a cui si aggiungono 2 tagli di capelli e il fatto che ogni negozio che aveva dei buoni regalo in sospeso abbia deciso di applicare gli sconti dei saldi che non erano ancora iniziati agli acquisti che poi sono stati fatti. E a causa della situazione pandemica è stata disdetta la veglia ecumenica che si sarebbe dovuta svolgere oggi nella chiesa di San Michele in Arezzo, programmata in seno alle celebrazioni per la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che, lo ricordiamo, si svolge fino al prossimo 25 gennaio, una iniziativa che era stata organizzata dall'ufficio della Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso. E siamo arrivati adesso al focus di oggi che è dedicato al cammino sinodale che la Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro sta svolgendo. È tutto, grazie per essere stati con noi, buona visione. Buonasera ai nostri telespettatori, arriviamo anche quest'oggi con il nostro spazio di approfondimento. Abbiamo con noi Don Salvatore Scardicchio che ringraziamo per la sua preziosa presenza. Grazie per essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito. Don Salvatore è parroco in Valdarno, in questo caso però lo abbiamo chiamato insomma, in qualità di referente dell'equipe della diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro del percorso che si sta svolgendo di cammino sinodale. Infatti insieme a Suora Annalisa Bini sono appunto i due referenti di questo percorso. Allora cerchiamo con Don Salvatore di capire che cosa si sta facendo, che cos'è questo sinodo. Io partirei da una data, quella del 10 di ottobre, data in cui nell'autunno scorso Papa Francesco ha dato proprio inizio in tutta la Chiesa cattolica al cammino sinodale e le chiese in Italia nella settimana successiva, il 17 di ottobre, hanno dato inizio, anche noi qui in Arezzo, nella nostra diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, il 17 di ottobre alla Verna abbiamo dato inizio al cammino sinodale. Di che cosa si tratta? Beh, la parola lo dice in modo chiaro, è un cammino, quindi un percorso da compiere insieme nella sinodalità, questa parola che abbiamo imparato molto bene a conoscere in diocesi, perché noi abbiamo già celebrato un sinodo, e conosciamo bene che sinodo significa camminare insieme. Ecco, cammino sinodale nella nostra diocesi non vuol dire ripetere l'esperienza del sinodo, rifare quei passi, ritrovarci in quelle occasioni, circoli maggiori, circoli minori, incontri di assemblee plenarie, in cui siamo stati chiamati ad argomentare, a scrivere anche un testo che dia le indicazioni.
normative, direttive della vita pastorale nella nostra diocesi. Non si tratta di questo, si tratta di qualcosa di parallelo che acco si accosta al sinodo che noi abbiamo già celebrato. Cosa ci chiede Papa Francesco? Di percorrere un cammino, un itinerario insieme, nello spirito della sinodalità. È un percorso che, come possiamo immaginare, come ogni cammino si presenta, è fatto di tappe. Ogni percorso, ogni cammino, per esempio un pellegrinaggio, è fatto a tappe. Anche il cammino sinodale ha delle sue tappe. La prima tappa, questa in quella in cui ci troviamo noi in questo periodo, si chiama fase narrativa. È un percorso abbastanza lungo, l'intero cammino sinodale durerà ben 5 anni, un quinquennio iniziato l'anno scorso nel 2021 e si concluderà nel 2025. Ma prima di correre avanti e di parlare già del futuro che è solo nelle mani di Dio, concentriamoci un attimino su quello che stiamo vivendo in questo momento, soprattutto nella nostra diocesi, la fase narrativa. Anche questa espressione lo spiega molto bene, spiega molto bene. Fase narrativa significa che siamo chiamati a narrare cosa? La nostra fede, la nostra esperienza di Chiesa, la nostra esperienza di Gesù, non soltanto in ambiti all'interno della Chiesa stessa, ma, e questa è la grande sfida che Papa Francesco chiede a tutta la Chiesa, anche di provare a cercare dialogo, colloquio, cammino insieme con tutte quelle realtà, tutte quelle realtà che vorranno coinvolgersi, che non sono direttamente legate alla vita della Chiesa o che comunque nella Chiesa non hanno un ambito identitario, un ruolo identitario. Quindi spaziamo dai gruppi squisitamente ecclesiali, i movimenti, le aggregazioni laicali, dico una parola tecnica, gli organismi di partecipazione, che vuol dire i consigli pastorali, i consigli degli affari economici, il mondo dei catechisti, il mondo dei volontari Caritas, fino ad aprirci a tutte quelle realtà, dicevo, non ecclesiali, soprattutto che operano nel mondo del sociale. Ecco, di questo si tratta. Cammino sinodale, camminare insieme. Tutto parte da un invito, quindi è la Chiesa che invita i suoi fedeli, i suoi figli, ma anche coloro che non partecipano alla vita della Chiesa, a percorrere un cammino, a fare insieme un pezzettino di strada. Come? Attraverso degli stimoli, argomenti, domande, provocazioni, riflessioni, alle quali, e questa è la differenza fondamentale con il Sinodo, alle quali siamo chiamati a rispondere senza alcuna preoccupazione di arrivare a generare un documento, un libro, un'indicazione, un orientamento. Si tratta di ritrovarci tutti insieme a narrare, a dialogare e a confrontarci sul tema della fede e non solo. Ecco, come sta andando? Cosa sta emergendo in questa prima fase? Allora, come dicevo, abbiamo iniziato il 17 di ottobre con una celebrazione. Questa era un po' l'indicazione in tutta la Chiesa. Ogni diocesi il 17 di ottobre si è organizzata con un evento che spaziava da una celebrazione eucaristica, una processione, una lezione divina. Noi l'abbiamo vissuta a Laverna con il nostro arcivescovo in un bel momento di pellegrinaggio, di fede e con un'eucaristia finale. Da quel momento sono partiti degli inviti che come equipe, prima Luca tu facevi riferimento proprio a Suor Annalisa Bini, a me e all'equipe, siamo il gruppo che fa da intermediario tra la diocesi e il comitato nazionale che organizza il cammino sinodale in Italia. Ecco, sono partiti una serie di inviti a varie associazioni, movimenti e realtà. Ovviamente parliamo di un argomento, parliamo di un cammino che non ha limiti, cioè noi possiamo rivolgerci a chiunque. Poiché il tempo è tiranno, cioè questa fase narrativa, questo narrarci deve concludersi nel mese di aprile, in questi mesi invertiamo
invernali, abbiamo chiamato le diverse realtà di movimenti e aggregazioni laicali, ripeto, all'interno della Chiesa e anche fuori della vita della Chiesa, e c'è stato un incontro proprio domenica scorsa nella parrocchia di San Leo e, come dicevo, nella riunione con i sacerdoti vicari diretti collaboratori del vescovo, del nostro arcivescovo, la risposta è stata veramente strepitosa. Nella sala, in questo momento, con tutto il rispetto di tutte le regole che Eduo può rispettare, cioè distanziamenti, sanificazioni e ambienti areggiati e sanificati, la risposta è stata veramente, veramente positiva. La sala era, si sono presentati tantissimi esponenti, rappresentanti di gruppi laicali, e Diciamo alcuni. anche qualcuna di queste realtà, giusto per aiutare anche a comprendere meglio il tipo di Certo. lavoro che si sta facendo. Allora, l'elenco sarebbe lungo, vediamo così a Qualcuno. memoria. Allora, era rappresentata la Fratres, ovviamente parlo a livello provinciale, era rappresentata la Fratres, le Misericordie, il Movimento Apostolico Ciechi, gli Scout, la Caritas. Ora non vorrei fare veramente torto a nessuno, perché poi questo andrà a. In questo modo diamo qualche indicazione. Per esempio, c'era il Centro Sportivo Italiano, perché Il una CET, esatto. delle attenzioni vuole essere quella sui giovani, giusto? Sì, e appunto mi dai l'assist giusto, c'era il CSI, il Centro Sportivo Italiano, e Don Alexander, il responsabile della pastorale giovanile. Sì, un'attenzione va proprio ai giovani, perché i giovani, userò questa parola che è un po' antipatica, io non la amo molto, però esprime bene il concetto. I giovani sono un po' quella zona liquida, no? Sia che appartengono a un movimento ecclesiale o che vivano la Chiesa, che partecipino alla vita della propria parrocchia o alla vita della diocesi, o che non partecipino, o che vi partecipino, ma hanno dentro di sé ancora un cammino in evoluzione, un'identità cristiana in evoluzione. Ecco, i giovani credo che siano proprio, e questo come equipe ce lo siamo detti, siano proprio un interlocutore privilegiato, importante a cui rivolgersi per fare tappa insieme, per vivere insieme la fase narrativa del cammino sinodale. Cioè significa prendiamoci per mano, lasciamo perdere un attimino argomentazioni di tipo dottrinale, le quali però non sono messe da parte, cioè non sono dimenticate, sono lo sfondo irrinunciabile, e però narriamoci di fronte a questo orizzonte, io direi di fronte al volto di Gesù, narriamoci e vediamo concretamente la mia esperienza, la mia vita di fede e di chiesa, che può essere una vita di partecipazione o di non partecipazione, una vita ai margini, una vita sì, mi piace, credo in Dio, credo in Gesù, ma la chiesa non tanto mi convince. Ecco, argomentazioni di questo genere, oppure sì, io vivo un'esperienza meravigliosa nella mia parrocchia o nel mio movimento di appartenenza, o vivo un'esperienza personale da battezzato in un'associazione nella quale faccio volontariato, ed è una ricchezza mia personale, che non è legata direttamente a un movimento ecclesiale. Ecco, credo che in questo panorama i giovani siano veramente un interlocutore privilegiato, perché sono proprio quelli che ci danno la risposta. Ultima domanda, perché il tempo a nostra disposizione è agli sgoccioli. È possibile individuare già in questa fase, che è appunto iniziale, però qualche nucleo tematico che sta emergendo in questo ascolto? Sì, allora, uno degli argomenti fondamentali che è emerso proprio nella riunione a San Leo è stata questa. Dinanzi alla prospettiva narrativa, cioè ci dobbiamo narrare, qualcuno ha detto: ma non si corre il pericolo di diventare autoreferenziali?
Qualcun altro ha anche detto e non c'è il pericolo di essere rifiutati, di vedersi la porta sbattuta in faccia. Abbiamo risposto sì, è un pericolo da correre. Proprio questo è il bello del cammino sinodale. Gli argomenti possono essere tanti, me ne viene uno in mente per rispondere in modo diretto alla tua domanda, molto generale. Qual è la mia esperienza di chiesa? La chiesa è veramente il luogo dove tutti si sentono accolti, benvenuti e possono avere parola. Potremmo spaziare a dire e elencare altre domande. Io mi soffermerei sul rapporto tra questa domanda generale e le osservazioni fatte appunto dai movimenti laicali nell'incontro a San Leo. Il rischio c'è, cioè, il rischio di vedersi rifiutati, di sentirsi dire a me non importa nulla. Che ne pensi della Chiesa? Che ne pensi di Gesù? Qual è la tua esperienza di fede? La risposta può essere anche brutale: a me non interessa. Ciao, arrivederci. Bene, è un'esperienza anche questa. Il rischio di diventare autoreferenziali, cioè di narrare e parlare di se stessi, sono tutti aspetti presenti di cui bisogna tener conto e che appartengono alla sfida e alla bellezza di questo cammino sinodale, cioè non ci sono orizzonti preordinati da raggiungere. Non è ti faccio una domanda di dottrina, vediamo se sai rispondere. No, mi narro, ripeto, senza abbandonare, senza come dire, non aver presente la vita della Chiesa, quella della dottrina, che non è, ripeto, messa da parte, ma il punto principale, il dato prioritario è la propria narrazione di fronte a Gesù, di fronte alla vita, personale ed ecclesiale, la propria esperienza in questo momento. E questo è aperto appunto, è una narrazione personale, quindi non ha vincoli, è aperta. Appunto, come per citare una frase, no, la citavo anche, e concludo, la citavo anche all'incontro, come dice un carissimo cantautore italiano, lo scopriremo solo vivendo. Tutti sappiamo a chi sto facendo riferimento. E con questa bella citazione di Don Salvatore Scardicchio, che noi ringraziamo nuovamente per essere stato con noi, io ringrazio anche voi, gentili telespettatori, che ci avete seguito fin qui, e non resta quindi che augurarvi un buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci. Arrivederci.